Buonasera a tutti, vedo già collegato qualcuno, vedo Angelica che sarà la nostra protagonista questa sera, la nostra ospite, che è un gran piacere, è la seconda delle nostre interviste in rosa. E abbiamo iniziato già con Luisella Notari la scorsa settimana, questa volta appunto avremo Angelica. Io adesso la andrò a chiamare. Grazie per i cuoricini, Angelica. Grazie anche Michele per i cuoricini. E la sto chiamando, anzi, veramente mi ha già. Dovrebbe arrivare. Aspettiamo che si colleghi. Saluto anche Carlo. Eccola! Ciao Angelica. Guarda, come ti ho detto, ho dovuto praticamente cambiare all'ultimo. Oddio, qua cosa. Sì? Cos'è questa roba? Aspetta, mi si stanno. Volevo mettere una cosa tipo fashion, tipo vecchio. Comunque, praticamente, cos'è successo? Non mi funziona più il wifi. No, Aia! no, mi Ti si vede. vedo fashion. Adesso ti vedo in bianco e nero, eh? Aspetta, Ok, sei tornata. la pellicola. No, volevo trovare uno con la. Ti dicevo, non mi funzionava il wifi e mi piace Sì? spesso, però non so se si vede bene. No, facciamo senza. Facciamo che facciamo. Guarda, approfittiamo così intanto salutiamo un po' di gente che si sta collegando. Tu scegli pure il tuo mood. Io ho anche un filtro. Wow! Ah, io so l'acqua, io non mi posso vedere. Servizio, devi lavorare, non puoi bere, no? Come gli investigatori. Hai capito, grazie, giusto, hai ragione. Quindi prossima intervista, però me lo preparo un bel bicchiere di vino. Guarda, mi hai dato. Ti dicevo, io avevo una stanza che era quella dello studio con i libri, con tutto, solo che il mio wifi ha deciso di smettere di funzionare e quindi mi sono Eccolo là. Ok. avvicinato il più possibile al wifi. E l'unica stanza appunto, è la stanza da letto, però non, sì, cioè non è uno studio, quindi mi sono trovata così con l'azione, vabbè. E Vabbè, ma tanto niente. noi vo vogliamo vedere te, quindi te ti vediamo benissimo. Intanto bellissima, complimenti. Noi ti conosciamo sotto le vesti appunto della tua partecipazione di Maira, no? Con una paruccone immagino, oppure ti hanno. Bravissima, tu adesso vedi, hai aperto con proprio l'argomento clou della serata, perché ho detto adesso glielo racconto o non glielo racconto. Praticamente loro volevano usare i miei capelli, quindi avevano, come dire, fatto un meeting con ovviamente le costumiste, le truccatrici, che sono bravissime, sono spettacolari. C'è un team incredibile, l'ispettore Cogliandro, e praticamente mi hanno detto: ma sai che c'è Angelica? Tu comunque gli hai ricci, no? Un po'. Quindi facciamo con un ferro, facciamo i ricci e aumentiamo un po' il volume così. Solo che c'è quella famosa scena che tu sai, finale, in cui praticamente tirano molti capelli. Quindi si è pensato, invece di togliermi lo scalpo, praticamente di far pelata, abbiamo detto, vabbè, sai che c'è, magari usiamo una parrucca. E quindi quella è una parrucca. Però io mi sono innamorata di quella parrucca. Cioè, quando l'ho dovuta togliere, ci sono rimasta malissimo, perché ho detto, sai, prossima volta rinasco dominicana. E lo sai che qualcuno mi ha chiesto se eri italiana. Io ho detto sì, italianissima, è di Bologna. Questa ragazza è nata a Bologna. Guarda, me lo chiedono in tanti perché, non lo so, forse magari i colori, boh, Certo. ma infatti, guarda, è stata una cosa perché, insomma, il cinema dà possibilità in realtà di prendere davvero una sudamericana, no? Nel senso che, voglio dire, non c'è difficoltà a Bologna a trovare una sudamericana, però sono stata fortunata perché alla fine anche in quei panni, in quelle vesti, non stonavo, nel senso che magari ecco, non avendo gli occhi chiari o bionda o molto chiara, ci poteva stare, ecco. Quindi. Certo. E ci sei piaciuta, quindi voglio dire.
ma intenso, diciamo. Breve e anche cruento, devo dire. Ti hanno proprio. Allora, sei rimasta praticamente morta subito ai primi 5 minuti, no? E poi dopo, vabbè. Sì, no, ma è stato allucinante perché, appunto, come ti raccontavo, perché ovviamente noi abbiamo Sì. un po' a sentire. È stata una scena, ma innanzitutto io avevo il terrore perché io ho fatto più pose. Nel cinema si dice, per chi non conosce, diciamo, il meccanismo, le pose sono proprio le giornate, cioè le scene. Quindi quando fai un ruolo così non sono mai tantissime le pose, nel senso che sì, ho aperto la puntata, però ovviamente non è appunto Coliandro, non è la ragazza, la romagnola, sono i personaggi principali, insomma. Quindi hai delle pose numerate, solo che io ho fatto in più pose quella scena lì. Quindi il momento in cui abbiamo girato in esterna in via Augusto Righi con il camioncino dei ragazzi della band, i ragazzi li chiamo così, insomma, i ragazzi no, sono Sempre tutti i ragazzi a una certa età in avanti diventiamo tutti ragazzi per forza, quindi. Sono formidabili perché comunque avevano una carica, avevano le magliette brandizzate perché loro sono veramente una band, quindi avevano tutte le maglie brandizzate. Certo. Adesso mi avevano raccontato tipo un po' country, un po' folk, popolare, così. E praticamente quella è stata la scena in esterna, quindi di notte ovviamente, ed è stata una po'. Perciò noi che tornavamo da questo tour, da questa serata, io andavo a dormire. Per tutto quello che vedete dopo, sono state, non mi ricordo se un'altra pose o altre due, o due o tre pose. E quindi quella scena lì, quando ho letto quello che dovevo fare, non era chiarissimo, perché le battute erano chiare, ma poi c'era scritto collutazione, collutazione violenta, e quindi lei ti afferra, tu urli, perché ovviamente di sorpresa, perché io non so che c'è questa persona, io mi aspetto il mio migliore amico, che è il mio migliore amico, Esatto. che per me ha trovato delle informazioni, delle cose, deve farmi avere, e quindi lo aspetto a casa mia. Quindi io mi volto però non c'era proprio il movimento che dovevo fare. Quindi quel giorno lì mi hanno detto, bene, allora tu dovrai, vedi queste cose, tu devi sbatterci contro la testa, qua sul tavolo la testa, poi ti strangolerà, poi insomma ti farà soffocare, insomma, e solo alla fine esalerai. L'ultimo, però farlo e soprattutto fare più ciak, perché un conto è dici, boh, faccio finta, dai, ah, mi mette le mani al collo, mi tira e vabbè, ma farlo tante volte è qualcosa che proprio prima o poi un po' male te lo fai, perché comunque insomma un po' di botte le prendi, Certo. e quindi no. Ebbè. E quindi sì, diciamo che infatti quello che raccontano sempre gli attori, che sì, è finzione, però in realtà c'è tanta faccia, anche proprio quando il ruolo di Giampaolo, cioè lui corre tutto il tempo, no? In questi episodi, collutazioni, pugni, cioè è ovvio che è tutto finto, è chiaro, perché sennò l'attore vivrebbe il tempo di un film. Però un pochino ci scappa, no? Lo schiaffo, l'ostacolo, l'imprevisto. Quindi sono Certo. queste cose. Intanto bevo perché solo il ricordo mi ha agitato. No, ma ci credo. Tu dillo che ti aspettavi una scena d'amore con Giampaolo, No, dilla tutta. era stato chiaro fin da subito. Il regista, che tra l'altro voglio anche dire che io avevo già fatto Coliandro, però in una parte ancora più piccola, una partita speciale, quella con Vito Comandante. È stato il mio primo incontro con i Manetti, con tutto, insomma, il Certo. set, eccetera. E lì facevo semplicemente una figurazione speciale, che sempre per raccontare un po' è una cosa diversa perché
c'è il ruolo, quindi il ruolo ha delle battute, ha in realtà una caratterizzazione. La figura speciale, la figurazione speciale può avere delle battute, ma sono minime. Quindi non so, tipo la cameriera che ti dice ecco a voi il pranzo è servito, piuttosto cosa vi porto da bere, oppure insomma qualcuno che ti dice una frase. Però è un po' più di comparsa, quindi ecco, c'è la comparsa che invece deve stare in un posto piuttosto che fare un'azione, ma non parla, difficilmente parlerà, la figurazione speciale ha un ruolo. E io avevo il ruolo, ecco, non saprei neanche dirti, allora, la bisca era la clandestina, no? Di partita speciale. Quindi c'è tutta questa bisca, c'è il personaggio, c'è Cesare Cremonini, l'attore che fa il cattivo, e c'è il russo, insomma, ci sono tutti questi personaggi pazzeschi, sì. E si gioca tutto nella notte, ovviamente. Quindi io facevo la croupier, si dice croupier, come si dice quella... Sì, il croupier è quello che porta, diciamo, durante il gioco, quello che... Sì, poi magari servivo da... Insomma, però è stato particolare perché anche lì, vedi, cioè, fare le cose con i manetti è spaziale, perché praticamente anche lì una figurazione speciale, ma avevo 800.000 pose in 20.000 location diverse, perché praticamente la prima volta ero in una villa verso il pilastro, diciamo, dopo sì. La Savoia Regency. C'è quella parte che sembra quasi campagna ed era lì ed era una villa, e la seconda location era nell'albergo La Balena dell'Unipol. Ok, sì, è l'Unipol. E quindi l'ho girata la settimana prima di dare la tesi di laurea. E le abbiamo finite tutte le sere, che sono state o due o tre anche quelle, alle 4 del mattino. Quindi io ero tipo, il mio mantra era, dai Angelica, comunque per il cinema si fa. Cioè, anche se ti si vedrà 10 secondi, che veramente, cioè, ti riconosce tua mamma, tua zia, però Angelica... Cioè, caspita, quanto è importante quello che stai facendo, così mi dicevo, e poi ho la commissione davanti, no? Che tipo, cioè, certo. Stanca, così. E quindi capito, è stata la prima volta, e loro quindi mi avevano già visto, mi avevano già conosciuto, Valentina Barato, che è la casting director, che è favolosa, insomma, mi ha chiamato e mi ha detto, sai che c'è, stavolta c'è proprio un ruolo, e quindi dopo c'è stato tutto tutto il seguito, diciamo... L'avvicendamento cruento del personaggio, appunto, di Mayra. Guarda, io sono contenta perché è stata una cosa, è stata forte. Poi ecco, anche un altro ricordo che ho di quella giornata, che perché appunto io non avevo mai fatto delle scene così di colluta, cioè io adesso mi sono diplomata ora in una scuola di teatro, però all'epoca, quindi quasi 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa, tre. Sì, avevo già recitato, avevo fatto musical, avevo fatto delle cose, però scene di colluttazione così in cui non dovevo cadere nel... Perché sai, si rischia di cadere un po' nel kitsch, no? Cioè la morte finta, non è facile fare. Sì. E quindi mi ha gasato tantissimo, cioè vedere che siamo riusciti comunque a dare questa veridicità, e poi loro sono stati bravissimi, perché comunque cioè è cinema, anche se è una serie TV, è cinema. E quindi così. Sì. Mi hai caricato. Anche proprio il loro modo di far girare, comunque di seguire gli attori, è molto cinematografico, giusto? A parte che ovviamente, cioè, usano anche Francesca Mitrano, la direttrice della fotografia, che c'era per la stagione a cui ho partecipato, è bravissima, c'è Milena, cioè sono delle personalità, dei professionisti davvero. Poi loro hanno comunque vinto il David di Donatello, no? Quindi cioè, sono tutti i film che hanno fatto, hanno comunque qualcosa di veramente, cioè lo stile, no? Dei manetti, che poi sì. Si fanno un po' alla Tarantino, ai B-movie, sì. Cioè, è uno stile, sì. In Italia, secondo me, abbastanza unico,
nel loro genere, quindi sì, sono stata contenta. È proprio un loro marchio, diciamo, di fabbrica, no? Riconoscibile assolutamente, no? In tutte le loro produzioni comunque sì. C'è una caratteristica e un filo che li unisce, nella modalità almeno. Decisamente, sono molto bravi a dirigere. Poi la cosa bella è che rispetto ad altri set a cui ho partecipato c'è un'atmosfera, allora sì, loro marciano, perché comunque hanno delle tempistiche anche per la serie, non è che si possano tanto dilungare, però c'è un'atmosfera veramente anche, cioè ci scappa la battuta, poi c'è invece il momento più di tensione, di più veloce, però è molto forte, cioè, la cosa bella appunto del set è che sei in una famiglia per quel periodo, poi magari tieni contatti con no, però quel momento lì è proprio come essere quasi... in un viaggio, no? Cioè, come se tutti fossimo partiti insieme e fossimo andati a fare un viaggio, che ne so, in India. Quindi vivi proprio un'atmosfera molto, molto bella. Meno per chi ha la casa in cui viene ambientata la cosa, perché, dicevo, il mio sangue finto ovunque. No, raccontala perché è troppo carina, raccontacela. Assolutamente, la signora. Sì, no, allora praticamente a fine lavorazione, tra l'altro era proprio fine lavorazione di quella puntata, la mia scena, perché poi sì, loro non girano tutto in ordine cronologico, no? Sì. Prima fanno magari l'inizio, poi dopo si fermano, poi fanno una cosa, insomma. E insomma, io avevo tutto questo sangue, che è un sangue che tra l'altro... Penso, adesso non sono una esperta né criminale né criminologa, però penso che sia quasi più difficile da togliere di quello vero. Non lo so, però io non ho fatto tanti omicidi nella mia vita, però... Perfetto. Per fortuna, però mi dovrei preoccupare anch'io, ecco. Insomma, quindi non potevo uscire da quella casa, va bene? Che un po' ti sistemi, ok, e tutto, però... Io dovevo assolutamente farmi una doccia perché avevo proprio il sangue. Sì. Vede quella foto con Marco Manetti, che ho l'accappatoio, perché appunto avevo tutti i cambi ed ero piena di sangue. E lo stavo togliendo. Insomma, avevo sto sangue raggrumato, avevo così. Allora ho chiesto gentilmente, ho detto alla signora: guardi, vado un attimo in bagno un secondo a togliermi, così. Lei era stata comunque molto carina, avevamo già usato il bagno, eccetera. Però poi, cioè, quando si è accorta di quanto sangue scorreva, okay, è proprio questo gel terino, è proprio una sostanza veramente, sembra tra la tempera e la marmellata, non so come dire, però macchia, colore. Quindi appiccicosetta, insomma. Appiccicosa. Quindi, insomma, praticamente mi ha detto: no, però qua adesso c'è, cioè, questo è il delirio, ma io non mi aspettavo, ma tutto questo sangue. Ho detto: sì, signora, cioè, sono stata presa comunque, nel senso, non è che potevo così vedere io quanto morire con quanto dolore e sangue. E quindi, sì, e quindi praticamente sono uscita in via poi Augusto Righi verso casa mia, e metà pulita e metà col sangue, e c'era la gente, e poi tra l'altro era io, e mi guardavano, perché ovviamente avevo la t-shirt, vestita estiva, quindi mi guardavano, perché si vede che avevo ancora anche del sangue, non so, sul braccio, così, mi guardavano abbastanza bene le persone, perché poi si capiva che stavo bene, però, cioè, avevo Certo. tutta anche un po' contenta con questo sangue, e vabbè, era così. Quindi hai girato per il centro di Bologna in una veste cruenta, assolutamente. Bellissimo, bellissimo. Pare, ve lo consiglio, ragazzi, se avete voglia. Bene. Proponetevi. Ma, no, ma guarda, noi, cioè, faremmo qualsiasi cosa per poter essere presi dai Manetti, anche solo, guarda, a sorreggere un bicchiere di vino, te lo dico. Per quanto siamo appassionati, Angelica. No, ma appunto è una serie che va avanti da quanti anni? Tu lo sai meglio di me? 10, no? Quant'è? Credo 2006, adesso credo che sia 2006.
Io sono una delle ultime, io dalle 8 fu il primo lockdown che mi ha dato il tempo di poterla vedere, effettivamente ho fatto un'indigestione di coliandolo tutto il periodo, no? A ripetizione momenti. Oppure avevi qualcuno di vicino che ti ha detto, cioè che te l'ha consigliato? Com'è stato il... No, me l'hanno consigliata perché ho mia sorella che era una grande fan di Coliandro e mi diceva sempre guardala, 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 ma non avevo mai il tempo per potermi fermare e guardarla. Il lockdown è stato perfetto. chiaro. Ma poi sai che cosa? Adesso lo dico anche a te, con te che sei bolognese, ma il fatto di riconoscere i luoghi che io magari frequento tutti i giorni e noi, io con il mio compagno, ce li siamo scritti e quando poi si è potuto siamo andati proprio a visitare tutte le zone, era diventato quasi un gioco. Quindi noi non andavamo minimamente a vedere su internet i luoghi, ma ce li andavamo a cercare, cercavamo di riconoscerli. Stupendo, sì, ma infatti, cioè, è uno dei punti vincenti, no? Un po' della... Ma sei notato ultimamente, fanno tante serie anche che raccontano le... Vero. tipo La Porta Rossa a Trieste, oppure hanno fatto l'Alligatore, no? Si vede tutto il... del po', cioè ci sono queste serie, oppure Mille Serie a Roma, ovviamente, quello è un classico. Certo. Che proprio quando raccontano una città così bene, come anche Cogliandro, che vedi le strade, i vicoletti in Piazza Maggiore, cioè ti emoziona comunque. Quindi la città, secondo Sì. me, è come il personaggio, cioè ci sono due personaggi principali alla fine, quindi Esatto. è forte questa. Esatto. È anche un modo proprio per far innamorare della città e della serie a chi vive in quella città, no? Perché in qualche modo ti senti dentro, no? No, no, è fantastico. E poi sì, è peculiare comunque. Ti dico, non saprei, secondo me proprio cioè, è un linguaggio talmente unico perché appunto di serie ne fanno tante, no? E va molto di moda il thriller, lo spy fiction, però quel linguaggio lì è molto particolare perché sembra sempre tra l'ironico e il cioè sembra no? Tra il demenziale, le battute, e poi però invece c'è il momento Sì, anche l'indagine, il cattivo e così. Quindi sì. certo, sì, proprio questa alternanza che ti tiene comunque, è un po' uno stile all'italiana, no? Lo direi anche un pochino così. No, no, infatti è forte. Bella avventura. Bell'avventura. Peraltro tu hai partecipato appunto a Vai con Liscio dove è pieno di musicisti. Cioè, vabbè, la mitica Iva Zanicchi, ma anche Gué Pequeno. Cioè, io sai che non l'avevo manco riconosciuto, cioè quando ho letto che c'era, poi sono dovuta andare a vedere le scene dove c'è anche lui, effettivamente è lui. Io ho proprio avuto la punta, cioè il botto, guarda, è meraviglioso. Sì, c'è Esatto. uno che però lui, ad esempio, ha girato Altri Giorni, quindi lui o l'ho incrociato che aveva finito, oppure però lui non era in camerino con me, insomma. Invece Iva Zanicchi, Mannaggia. Iva, e io preferisco, sinceramente, perché è proprio, cioè lei è la mia icona. E cosa è successo? Hanno truccato insieme, sistemato insieme così, e lei, come ti dicevo, ha proprio chiesto che venisse usata la controfigura per il momento in cui, cioè quel braccio lì con quel guanto nero, non era lei nella narrazione, ma non era lei realmente perché appunto ha Non detto, se l'è sentita. no, no, infatti ha detto, guardate, fate voi perché insomma sapete voi. E infatti adesso ricordo bene, è stata Milena che ha fatto tutte queste. Tra l'altro, perché vedi anche il bello del cinema qual è? Che tu non ti rendi conto dello spazio in cui qualcuno sta girando, no? Cioè, nel senso che, ad Sì. esempio, io sono in questa stanza, potrei essere in una villa come in un monolocale di 10 metri quadri, ma tu nel cinema non te ne rendi conto, perché comunque ci sono tutte le angolazioni, tutte le luci, la fotografia, le inquadrature. E quindi la cosa
la cosa pazzesca è stata che questa mansarda dove abbiamo girato, che era la mansarda di questo appartamento, appunto, tutto collegato, aveva dei gradini. Hai presente queste mansarde che per arrivare al letto, praticamente tu entri dalla porta e poi ci sono dei gradini, è tutto un saliscendi, perché sai, gli spazi nei sottotetti sono un po'... Okay. Quindi non si vede dalla scena, però praticamente io dovevo venire tirata da sopra i gradini, perché io ero già nella zona notte. La controfigura, la Milena, praticamente stava giù dai gradini, perché doveva, praticamente la telecamera doveva far vedere solo il braccio, quindi se si metteva pari su tutte e due si vedeva che c'era il dislivello, mentre non doveva far vedere. Certo. Quindi io ho anche dovuto cercare di non ammazzarmi realmente nell'ammazzare. Perché c'era bastante, capito? Praticamente cioè, mi tirava, però non mi tirava dal pari, mi tirava da dei gradini indietro, quindi se io andavo troppo indietro cadevo. Se andavo troppo... cioè, era davvero bellissimo. Quindi... un miracolo che ne sei uscita viva, scusa, a questo punto. Sì, no, ma... meraviglioso, meraviglioso. Quindi sì, ma più ne vedi che io non ne sto parlando, da parte ovviamente, ok, così le foto che pubblico, però non ne ho mai certo. Sei la prima con cui proprio ne parlo, quindi mi raffiorano questi ricordi e ci bevo assolutamente. No, peraltro voglio dire che in quella puntata ci sono anche delle citazioni, come spesso loro poi Manetti fanno, no? A Liscio, no? E colgo questa occasione anche per parlare del fatto, insomma, della grave perdita che abbiamo avuto di Raul Casadei, del quale tu hai scritto un articolo, perché forse non sanno, ma tu scrivi anche articoli, fai anche la giornalista musicale per una testata, giusto? Online. Una testata giornalistica online, diciamo, l'obiettivo è proprio prendere il tesserino e poi adesso non lo so se può diventare una professione unica, però renderla parte del mio futuro, ecco, sì. E ho scritto questo articolo dedicato a Raul perché io Raul ho avuto l'onore di conoscerlo, e anche Mirko, che è suo figlio, e tutta la sua famiglia, perché ho presentato il Capodanno per l'emittente Teleromagna. Wow! Il Capodanno di Cesenatico del 2018, quindi in piazza, quella la piazza grande dal Porto Casadei, c'erano un sacco di persone, è stato bellissimo perché erano i 90 anni dell'Orchestra Casadei. Ed erano gli 80 anni di Raul, quindi c'è stato questo festeggiamento a sua casa del figlio, e noi abbiamo passato tutto il pomeriggio a casa Casadei, perché loro hanno proprio questa casa in cui c'è tutta la famiglia, ed è stato bellissimo. Abbiamo, prima di fare proprio il concerto di Capodanno, abbiamo cantato lì, abbiamo mangiato le piadine, abbiamo fatto festa, il camino acceso, e Raul era veramente, l'ho scritto nell'articolo, una persona straordinaria, cioè nel senso che al di là, appunto, che è un'icona musicale, è proprio anche una persona che ti fa sentire proprio a casa, capito? Ti sembra di incontrare il tuo vicino di casa che ti dice, non so, vieni a farti una grigliata con me, capito? Ed è una persona Certo. straordinaria. E quindi sì, c'era proprio la citazione, perché lui ha inventato questa frase, vai col liscio, ed è rimasta proprio nella storia. Sì. Quindi sì. Sì, quindi poi possiamo dire che Raul è esattamente come lo abbiamo visto, come l'abbiamo conosciuto sul palco. Io peraltro ho visto da piccola mia mamma, che era una grande appassionata di Liscio, mi ha portato, non ti dico a quanti concerti di Raul Casadei, oltre a farmi fare la scuola di Liscio, quindi io ballo anche Liscio, e io lo vedevo e a me mi dava gioia vederlo. Io mi ricordo, ero piccola e mi dava una grande gioia vederlo. Quindi tu mi confermi che è esattamente come io lo vedevo sul palco. Assolutamente sì, è una persona pazzesca. Poi, tra l'altro, appunto, la cosa assurda è che di questo periodo storico, che è assurdo, è totalmente assurdo, cioè,
io davvero, testi scaramantici, se ne usciamo, cioè qua c'è da fare altro che un film, c'è da fare tipo saga. E lui era informissima, cioè al di là dell'età anagrafica, che comunque sì, cioè, è un'età per cui uno ha vissuto una vita intensa, però era veramente cioè andava a caccia, andava a correre, andavano, poi loro vivono vicino alla natura, quindi era una persona che appunto faceva tanto movimento, era proprio, quando l'ho visto io, era proprio, insomma, era lì, poi con la sua pipa, lui, vedi tutte le foto che ha la pipa, no? In bocca la pipa. Sì. E lui era proprio così, era seduto su questo divano, mi ricordo, a fumare questa pipa, poi dopo si è alzato, si è messo a cantare, cioè era proprio, e si capiva anche che era molto felice di tutto quello che aveva costruito, perché anche la sua famiglia ha, come dire, ereditato tutta una cultura, una tradizione importante, quindi insomma, è veramente un peccato leggere tutte queste notizie, però è una persona che ha davvero fatto la storia di una nazione, ma anche, guarda, ti dico, anche mia mamma mi racconta che mia nonna faceva le gare di liscio e c'era l'orchestra di Gorni Kramer ancora prima e poi c'era l'orchestra di Kaul, quindi sì, pazzesco. Vedi. Esatto, quindi sono quelle cose italiane che non le dimenticheremo mai, cioè, fanno parte proprio del nostro DNA oramai. Sì. Andando avanti, sempre sbirciando, no? Perché dovete sapere che lei mi dice: ma ti mando una cosina con cui leggi giusto due cosine che ho fatto. Alla faccia delle due cosine, ti chiedo: ma scusa, quanti anni hai che hai fatto tutta la roba che ho letto? 28. 28, complimenti, perché ne stai facendo e ne fai tanta, veramente. Perché comunque. Fare comunque, perché mi sento troppo ferma per i miei gusti in questo periodo, quindi Beh, in questo periodo purtroppo siamo fermi proprio in generale tutti, però insomma tu ti devi fare perché poi per sentirci non era semplicissimo, perché eri sempre o a lezione, no? Sempre nelle varie call, no? Formative tue. ormai è tutto anche noi speriamo di riuscire a fare una rimpatriata tra un po' di armata coliandrina di persona. Adesso magari tra qualche mese. Sì. Tu devi sapere che uno dei nostri progetti, anzi approfitto per invitarti a questo, è proprio di fare il raduno Meraviglia. di Cogliandro, quindi invitando anche tutte le persone che stanno partecipando a queste nostre interviste e chiaramente il progetto era per questo periodo, però come puoi capire non è possibile, quindi lo rimandiamo, ma noi ce l'abbiamo proprio in testa di volerlo fare, ce lo siamo messo, no? Legato al dito. Certo, no, poi siete tantissimi, cioè, quindi verrebbe un bel raduno, alla fine è da fare. Sì, Bisogna. assolutamente. Quindi sei invitata, sappilo, poi ti farò sapere le date e tutto quanto. Ok. Carica, fa Sì, no, poi ti piace molto il tuo entusiasmo, devo dire che forte. sei veramente. Molto, molto come sono i giovani oggi, pieni di grandi entusiasmi anche nel fare le cose. Giovane, eh? Sei anche tu una giovane entusiasta, eh? E ti ringrazio per io faccio parte di quelli che a un certo punto dici ragazzi, ecco, io faccio parte di quella roba là. Adesso perché mi sono pettinata, perché tu mi hai detto: ah, mi vesto informale. Allora, aspetta, ho pensato, visto che lei è una musicista. Suona, allora ho detto: ho preso il giacchino di pelle, dico così faccio un attimo, capito, rock dei Fantastico. miei tempi. Poi oggi mi hai messo la musichina dei Rolling Stone, scusami, love, 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 te lo dico. Bellissima, stupenda. No, no, ma va, il giubbotto di pelle è un evergreen, con quello tu non sbagli. Proprio. Camuffo l'età, mettiamola così, guarda, camuffo l'età. Senti, c'è un'altra cosa che veramente mi ha fatto dire: ma dai, anche questo grandiosa, proprio un artista.
tu hai scritto anche delle canzoni e fai anche la cantante. Io sono andata a sentirle, le tue canzoni. Quindi, attenzione, ho visto i tuoi video, ho visto tutto, eh? Raccontaci di questa esperienza. Diciamo che adesso purtroppo appunto le registrazioni sono un po' ferme, anche se ti devo dire che usciranno dei brani ad aprile, perché sto facendo delle collaborazioni che davvero mi piacciono molto. Una di queste, ad esempio, è con Diego Cofone, che è un sassofonista e produttore di musica elettronica, quindi farò uscire anche con la produzione di Luca Fontana delle canzoni un po' elettropop, perché non so se hai sentito. Comunque, diciamo, il mio genere non è un genere, come dire, predefinito. Spazio dal pop al cantautorale, un po' rock, un po' elettronica, quindi anche se ho studiato jazz al conservatorio, quindi diciamo vengo dalla musica un po' più blues, più soul, mi piace tantissimo il rock, impazzisco, quindi. E sì, ho scritto, ma guarda, ho iniziato a scrivere, tra l'altro, partecipando a un concorso, che si chiama Word, ed è un concorso nazionale sia di scrittura, in generale, tra l'altro, uno dei promotori di questo concorso è Bottega Finzioni di Carlo Lucarelli. Tutto torna. E ho fatto questo concorso nel 2000 e boh, aspetta, 15, 14, uno di quei 2 anni. E io già cantavo, già scrivevo qualcosina così, però non avevo fatto uscire proprio delle cose, dei pezzi, dei singoli così. Insomma, ho fatto questo concorso, l'ho vinto con una canzone che si chiama Cuore Licenziato e ho avuto la fortuna che fosse anche cantata da Angela Baraldi, che cioè è straordinaria, è una cantante pazzesca. Tra l'altro, lei stessa fece un film che si chiama Quo Vadis Baby, in cui recita la parte dell'investigatrice, perché sai, ha tutto questo aspetto un po' rock, un po' dark, è incredibile. Quindi da lì, con la musica di Beatrice Antolini, io ho scritto il testo, da lì ho detto: ma sai che c'è? Forse ho anch'io qualcosa che posso comunicare in musica. Ho sempre scritto, però non avevo fatto proprio il collegamento immediato. Dopo ho iniziato a scrivere, a cantare, poi sono stata corista e ballerina di Paolo Meneguzzi, il cantante. che poi Paolo è bravissimo, lui ha fatto un sacco di Sanremo con, beh, Sanremo, la canzone che mi è piaciuta di più è stata Musica, non so se te la ricordi, perché per me lo sai, sei musica nell'anima, quella lì. E lui è svizzero italiano, abbiamo fatto questo tour in tutta Italia e anche lì si è, come dire, rafforzata questa mia passione, e poi ho continuato per un po' anche proprio lavorato come facevo show, ho fatto degli show anche con i comici di Colorado, di Zelig, io cantavo e loro facevano gli sketch, facevo dei concerti, però sì, adesso l'ultimo concerto l'ho fatto un annetto e mezzo fa, quindi sì, è tanto che purtroppo non faccio un po' appunto per questa situazione, però pezzi usciranno, quindi anzi invito chi c'è o chi vedrà il video Assolutamente, canale YouTube Angelica Sissera, io sono già iscritta, quindi per questo sono la stalker di turno, io ho dovuto farlo, però mi ha fatto scoprire tantissima roba di te, molto molto piacevole, molto piacevole. grazie, ma anzi speriamo di. E poi anche per dire che c'è anche Ariete, che è questo pezzo in cui ha partecipato Lodo Guenzi dello Stato Sociale, Bob Messini, Mitico Lodo. Moras, un sacco di artisti da tutto il mondo, che ho registrato durante l'anno scorso, durante il primo lockdown, è su Spotify un po' ovunque, e il ricavato, quando arriverà questo bollino SIAE, bollettino SIAE, ovviamente. Io non sono Lady Gaga, quindi i miei bollettini SIAE sono veramente ok. Ho un cappuccino e uno spritz, ma non esagerare, cioè uno spritz piccolo e un cicchetto. Però vabbè, diciamo che
quello che sarà, più ovviamente qualcosa che voglio mettere anch'io, lo voglio devolvere per delle strutture sanitarie nostre, della nostra regione, perché ovviamente stanno facendo tanto e purtroppo ancora devono fare, quindi questa è la situazione, perciò. E quindi sì. Poi qui a Bologna siamo veramente provati, insomma, gli ultimi, insomma. Non l'avevo mai detto, se ci pensi, cioè un anno fa non avremmo mai detto di essere così adesso, quindi vabbè. Diciamo che il primo lockdown, esatto, il primo lockdown noi siamo stati un po' più fortunati di altri, almeno come Bologna, voglio dire, adesso però abbiamo il ritorno, ma comunque tutta l'Italia purtroppo è messa come messa, quindi speriamo veramente di uscirne presto, questo è ciò che ci auguriamo. Fai lo smart working, il famoso smart working, o non sei... Io sono fortunata, mi posso permettere di andare in ufficio, di fatto vado in ufficio e sono da solo, cioè io in una stanza e i miei colleghi ognuno in un'altra stanza. Lo facciamo principalmente per poter uscire e avere almeno il tragitto per muoversi, perché volendo... Sì, è fondamentale. Assolutamente. Sì, un minimo sì, perché il primo lockdown è stato veramente difficile da passare tutto a casa, devo dire, come per me e per tutti, assolutamente. Sì. Quindi, sì. Senti, visto che stiamo parlando del lockdown e tu sei comunque un artista, secondo te dopo, cioè quando torneremo a una pseudo normalità, e secondo me non sarà come prima assolutamente, come cambierà secondo te l'arte, tu che sei un po' dentro a questo mondo? Guarda, allora, innanzitutto io percepisco dai miei colleghi e anche molto più famosi di me, dalle persone che ho la fortuna di conoscere, che allora, sai, adesso è un ambito che è molto compresso, no? Quindi c'è sempre questa voglia, poi sembrava che si potesse noi ricominciare un pochino e poi abbiamo capito che invece no. E quindi secondo me è un settore che si sta molto come armando, tra virgolette, per poter di nuovo esplodere. Io sento tra di loro, tra i miei colleghi, che puntano molto quest'estate a riuscire lo stesso a far qualcosa, ovviamente all'aperto. Sicuramente com'è cambiato? È cambiato il fatto che si è capito che o usi la tecnologia a tuo favore o rimani totalmente fuori. Nel senso che c'erano i puri, no? Quelli che dicevi i social gli fanno schifo, che non si dirette mai assolutamente, non vogliono solo suonare dal vivo. Ed ovviamente, cioè, suonare dal vivo è la benzina, cioè è proprio il motore, quello che ti spinge a fare il musicista, perché se tu non hai la possibilità di vedere davanti a te, no, mentre suoni un tuo pezzo, comunque sei in uno spettacolo dal vivo o recite così, le persone, è ovvio che si spegne tutto. Io adesso ho assistito, cioè quotidianamente, un po' per, diciamo, lavoro, un po' per studio, devo assistere a spettacoli streaming, no, che siano recital piuttosto che proprio spettacoli di teatro, anche brevi concerti, cose così. Non c'è ovviamente quella magia lì, cioè l'argomento può essere più interessante del mondo, ma non può esserci quella magia. Però secondo me punteranno ancora tanto a fare dei format online, nel senso che, come dici tu, anche quando la situazione, vogliamo sperare che ci siano abbastanza vaccinati da, tra virgolette, esatto, una specie di immunità o comunque una serenità nel frequentare posti pubblici, quando così, però secondo me è come se avessimo un po', come si dice, rafforzato una dinamica che è questa dell'online, del digitale, del, appunto, il format dello streaming, ancora di più, ed è quella vincente. Cioè, non a caso, se ci guardi, Netflix non ha mai fatto tanti ascolti come adesso, perché le persone hanno comunque bisogno, no, di respirare o
mangiare, la musica, lo show, la serie TV. Quindi se non riescono ad andare a un cinema, a uno spettacolo a teatro, a una mostra, vanno tutti lì. Anche il streaming, secondo me, anche Spotify, artisti che sono anche stati a Sanremo, così, non hanno mai registrato così tanti ascolti come 2020-2021. Sì, vero. Sì, perché se no di solito poi l'artista faceva subito i live. O faceva la vendita dei CD, firmacopie, però adesso proprio anche io stessa io ascolto tutto il giorno, comunque anche mentre faccio altre cose così, oppure anche pezzi, cover che voglio studiare così, ma io sono molto su Spotify, quindi sì, quella sarà secondo me la direzione molto, un po', purtroppo. Sì, poi. Ma purtroppo, ma secondo me basterà prendere il meglio di questo aspetto senza dimenticare però assolutamente la possibilità di rimanere con un contatto umano. Quindi Certo. io credo che questo dovrà essere magari il futuro, cioè lavorare su questo aspetto. E adesso ci stiamo un po' addestrando, no? Anche noi, i giovani, appunto. Ci stiamo addestrando a tutta questa grande tecnologia, no? Quindi in qualche modo stiamo entrando, no? No, siete eccezionali. Adesso tu e il tuo staff, non so se hai uno staff o se sei solo tu, però. Assolutamente, ho uno staff, siamo uno staff, anzi li saluto, a partire dal mio collega Carlo, Manuela, la Sofi, me che principalmente ci organizziamo un po' di tutte le dinamiche. Ma dietro abbiamo dei sostenitori, dei grandi sostenitori, e li saluto tutti quanti alla grande. Siete fantastici, infatti ecco Carlo è quello che fa le interviste, diciamo, Insieme quelle non a proprio, me che. quelle che ho seguito le altre volte. E no, ma Esatto. siete bravissimi e sì, in effetti è proprio, vedi, se ci pensi, cioè, prima della pandemia, anche queste cose non sarebbero, cioè, sì, magari c'erano le pagine, no? Le fan page, ovviamente. Sì. Assolutamente, le ho sempre viste e sono fondamentali, però non c'era questa, no, questa interazione anche così un po' radiofonica, se ci pensi, comunque tipo podcast. E questo, come dici tu, è un aspetto positivo, cioè se tu vai a capire le cose di qualità, quali sono i format di qualità fatti di video, di dirette fatte bene, di canzoni registrate. Quello può funzionare, ovviamente. Quindi è quella un po' la soluzione. Certo. Bene, allora cercheremo tutti alla salute, assolutamente cercheremo tutti di trarne il più possibile del positivo da questo periodo. Sì, Senti, dai. Angelica, io ti ringrazio, ma ti voglio fare l'ultima domanda. Quali sono i tuoi progetti e cosa vuoi per te? Tu hai fatto tanta esperienza, veramente sei, secondo me, hai un futuro roseo, te lo auguro, perché veramente ti stai preparando su tanti, giusto? Ti stai preparando su tantissimi fronti, dalla musica al cinema, ti formi, che non è una cosa da poco per i giovani, perché oggi, insomma, la gente pensa, no, che schiocchi le dita, c'hai il famoso, no, fattore C. E diventi famose, ma non è così perché il mondo dello spettacolo non è su tutti i campi, non è facile, lo dicevamo oggi, me lo dicevi proprio oggi. Sì. E tu ti stai proprio preparando per avere anche quel quid in più. Sì, diciamo che appunto quello, beh, allora, quello che mi auguro per me è di riuscire a portare avanti queste cose perché prima parlavamo della magia del set, o del cantare, del suonare. Tu capisci che una cosa è quella che fa per te o comunque che ti piace, al di là che diventi poi il tuo lavoro o meno, che sia uno sport, che sia un interesse, così quando ti dimentichi del mondo, no? Attorno. Cioè, per dire, tu hai la passione del tennis, quelle 2 ore che giochi a tennis, ti dimentichi del mondo, è davvero la tua passione. Non è che conti quando finirà e dai il meglio di te, ti senti ancora più forte, ecco, diciamo, io ho capito questo facendo queste cose, che
questa magia è quella che sento, che mi fa dimenticare di tutto il resto, ma soprattutto mi dà ancora più voglia. Appena finisci di fare quella cosa, ti viene voglia di farne un'altra. Quindi, diciamo, in futuro spero questo. Progetti, ho tanti progetti, moltissimi. Adesso sto anche facendo un piccolo docufilm dedicato a Lucio Dalla, quindi di cui Mi faccio. farai sapere qualcosa, io amo Lucio Dalla, assolutamente. Parleremo. Io farò la regia, ho Perfetto. curato tutto e sono molto contenta perché stanno partecipando diversi artisti che hanno fatto parte della sua vita o che comunque si sono tanto ispirati a lui. Quindi ecco, di riuscire a far uscire queste cose, poi ovviamente tengo tutti aggiornati su Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, chi più ne ha più ne metta. E qual era l'altra domanda? Non me la ricordo. Cosa ti aspetti, cosa vuoi per te? Quella era quella la domanda. Spero questo e comunque come dici tu bisogna sempre formarsi, infatti io sto facendo la magistrale, sto andando avanti con l'università e tutto perché a prescindere da quello che uno farà nella vita, perché appunto cioè, Certo. questo ambiente è una serie di fattori, è talento, è quell'incontro che ti dà quella possibilità, le persone che hanno voglia di investire su di te. Tu, se sei abbastanza pronto o pronta in quel momento ad affrontare quelle determinate sfide. Però al di là di quello, ecco, di mantenersi sempre queste passioni, no? Come ad esempio Certo. la fotografia, e quindi Click for Bologna, meravigliosa, quella pagina, stupenda. Grazie. Sì. Cioè, nel senso, vedi, anche in questa diretta noi siamo accomunati da passioni, al di là di quello che ognuno fa, delle proprie aspirazioni, ecco, mi auguro di continuare ad avere queste passioni, che sono poi quelle che anche in momenti come questi, che possono essere un lockdown infinito, ti tengono sempre comunque con quell'entusiasmo di dire, oh, domani faccio questa cosa, creo quest'altra cosa, collaboro con le persone, anche collaborare. Perché tanto da soli non vai da nessuna parte, ci deve essere sempre una collaborazione. Quindi ecco, tutte queste cose. Bene, ottimo. E io vi invito ad andare a sbirciare le foto di Angelica perché ha delle foto meravigliose Ma non di dire. lei, con di grande gusto, e te lo dice una che due cosine sulla fotografia ne sa, veramente di grande gusto, assolutamente. Quindi invito ad andarle a cercare, a vedere sulle sue pagine perché sono veramente molto belle. Oggi poi mi hai mandato quella cosa curiosissima dove ci sei tu con la macchina fotografica, molto 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 bella, molto bella. Grazie, grazie mille, grazie per questa chiacchierata perché è stata molto molto bella e speriamo di riuscire a ritrovarci, insomma. Assolutamente, non perdiamoci di vista per niente, io tanto oramai ti seguo ovunque. Quindi io di vista non ti perdo, tu non perdere di vista me e magari ci ritroveremo per parlare del tuo progetto su Lucio Dalla, mi farebbe veramente tanto piacere. Volentierissimo, grazie ancora. Angelica, grazie della partecipazione, io approfitto e saluto tutti quelli che ci sono stati in ascolto e invito anche poi ad andare a vedere questa diretta per chi non ha potuto, anche nella pagina la ritroverete su Armata Underscore con Leandrina. Angelica, mua! Ora e un saluto a tutti. Buonanotte. Buonanotte, grazie ancora. Ciao. Ciao ciao.